Grazie a nome del Comune di Schio di essere qua stasera a inaugurare questo monumento che spero resterà a lungo infisso in questo ceppo, vecchio ceppo che gli fa da padre, non può la vita, è l'albero che risolve, l'albero che parla, questo bel regalo che ci fa Gianna. Ecco, Gianna che è qui tra noi, siamo qua per festeggiarla, l'assessore qui formento la presenta al comune ed è qui per questo, a ringraziare ufficialmente questo grande dono che è... questi libri salvati all'interno del loro grembo materno di nuovo, no? Peraltro considerate che volutamente sono stati messi sul ceppo di una pianta che c'era qui e che hanno dovuto tagliare, ma è quasi come una rinascita, vero? E questo spero che piaccia a tutti. All'inizio qualcuno aveva metteva un po' in allarme, mi diceva ma figurati, ci sono tanti atti di vandalismo, non durerà, e io accetto la sfida e ho detto e se non succede invece questo, quale bella prova. Giovani, abbiamo le cassette. Veramente. E da più che te li anche in che i cellulari non funzionavano più, cioè 10.000 persone che nessuno non si trovavano, e noi pagavamo, sparavamo fumarate alle ore delle ruine, erano sconosciuti e non c'erano fatto da fare.